Era un caldo pomeriggio di luglio, uno di quei giorni in cui si ha la netta sensazione che si stiano tracciando su un foglio bianco le prime lettere di una storia meravigliosa. Poi passano i giorni, le giornate si accorciano, le distanze si allungano ed il cuore, metro dopo metro, si tinge di tre colori. Perché si sa, il giallo, il rosso e il nero sono tre entità distinte, immagini diverse, colori diversi e parole diverse. Eppure insieme, come una cosa sola, diventano un aggettivo. Giallo, rosso, nero. Una parola che dal 1947 tinge il cielo di Palermo a suon di vittoria. Si salvano poi tutti al mare. Un bel gruppo, ma non è forte abbastanza. Qualche individualità, ma per vincere serve altro, gli dicevano. Una decina di vittorie, qualche pareggio ogni tanto, arrivano a 40 punti, hanno fatto il loro, qualcuno avrà pensato. Ne hanno vinte 19 in campionato, annullato il loro nome al cielo dei playoff. Ma ricordatevi sempre, amici miei, che quando sei in campo insieme ad altre 10 persone il risultato può essere uno dei tre, tutto può succedere. Ma quando varchi quella linea con 10 fratelli, quando ogni tuo passo è scandito dalla voce di un tecnico che sai essere lì per te prima ancora che per sé, allora c'è un solo risultato al traguardo. Adesso è il momento di non voltarsi più indietro, Gus Palermo, è arrivata l'ora del cuore, è arrivato l'attimo del respiro e della tempesta. Adesso è l'ora di urlare cosa voglia dire correre per tuo fratello, non pensare a nulla che non sia noi, che non sia vincere. Hai scalato una montagna scolpendo 20 volte il tuo nome nella storia di questo campionato. Sei disposto ad arrenderti arrivato in cima? Le finali non si giocano, si vincono. Fateci cantare, ragazzi! Fateci cantare!